presentata la stagione del nuovo Teatro Sanità, importante punto di riferimento culturale del quartiere Sanità. Il direttore artistico Mario Gelardi ha annunciato l'adozione di uno sponsor privato per il sostegno economico alle attività e il contributo personale dello scrittore Roberto Saviano. Orientato anzitutto al teatro politico e civile, il teatro aprirà la stagione il 10 ottobre con lo spettacolo di Giulio Cavalli, L'amico degli eroi. Un posto dove chiunque è venuto può bussare e in qualche modo lo si ascolta. Non è detto che lo si faccia entrare, ma comunque lo si ascolta. Gli artisti giovanissimi che vengono qui vengono perché hanno una proposta, hanno delle idee. E come dice qualcuno, chi viene qua sa che si deve rimboccare le maniche, che non viene a fare lo spettacolo e basta. Noi abbiamo nel gruppo, nel collettivo Nuovo Teatro Sanità, vari ragazzi del territorio che hanno un ruolo concreto, che ci aiutano nella gestione dello spazio, e abbiamo due laboratori, uno della Fondazione Pavesi per i bambini, e uno per i più grandi, invece che gestiamo noi come Nuovo Teatro Sanità. C'è grande generosità intorno a noi e noi di questi ne siamo veramente contenti. Vorrei essere qui è il nome simbolico di questa stagione teatrale che allude al radicamento del collettivo culturale sul territorio. Oltre all'attività scenica, il teatro accoglie iniziative per i bambini e i ragazzi del quartiere. La sanità è uno di questi posti in cui crediamo fortemente. Ci siamo da tanti anni col dopo scuola quotidiano in una scuola qui vicino dove abbiamo cominciato con bambini delle elementari e ne abbiamo cresciuti tanti. Ora seguiamo elementari, medie, superiori, alcuni ragazzi all'università che hanno difficoltà ad andare avanti, li sosteniamo anche economicamente. Noi cerchiamo nel nostro piccolo, insieme a tanti amici che credono in noi e credono in quello che facciamo, a portare avanti quegli ideali di giustizia e di solidarietà a cui nostro figlio teneva tanto. Il 2 novembre si concluderà simbolicamente il progetto dedicato a Pierpaolo Pasolini. A metà gennaio una parentesi di leggerezza con lo spettacolo Fullin legge Fullin del celebre attore comico friulano. Pensando alle politiche giovanili, culturali, legate anche all'innovazione e alla creatività, che sono politiche strategiche di sviluppo, noi siamo qui perché essere qui è l'investimento più forte che noi come città tutta possiamo fare. Quindi assolutamente è un'occasione per vedere le cose che non vanno, venire a testa alta perché ci lavoriamo ogni giorno su queste tematiche e incoraggiare sempre di più la straordinaria operazione culturale, civile e di rinascita di questo pezzo importante della nostra città a cura di Mario Gelardi e di tutto il collettivo del Nuovo Teatro Sanità, quella rigenerazione culturale, urbana e umana che passa attraverso il volto dei ragazzi che sono i protagonisti quotidiani e guerrieri quasi, possiamo dirlo, della nostra città. Nella scorsa stagione il Nuovo Teatro Sanità ha ospitato 22 compagnie e oltre 5.000 spettatori.